L'installazione presentata da Claudia Fontes mette in scena la questione dei fondamenti delle nazioni, che costruite grazie alla trazione dei cavalli, sottomettono la natura e gli individui alle tempeste della storia. This cloud of rocks forms a silhouette of the same force that is exploding. L'artista propone una lettura radicale del rapporto tra uomo e cavallo. Nella sua interpretazione, l'animale prigioniero in una gabbia costruita dalla propria forza motrice, l'architettura industriale del padiglione dell'arsenale, scioglie con la sua vitalità il canone statuario che lungo la storia fece diventare il cavallo un semplice elemento funzionale dei racconti istituzionali commemorativi. La donna cerca di calmare il cavallo, mentre il ragazzo, innocenza incarnata nella purezza del suo futuro, esamina la natura dei resti. Prigioniero in un labirinto senza uscita, costruito paradossalmente a partire dal suo lavoro, il cavallo mette in risalto il problema di una natura tormentata, fatta da poteri il cui mistero è necessario delucidare. So, you know, I think the horses and human as a species, we are linked from the beginning of history, really. And for me, the key of this whole installation is this gigantic hand, which is that like the threshold between her being an animal and him being human.